curioso, un vescovo africano arrivato qui a Napoli su una barca, come le barche che arrivano ancora oggi, no? Venne seppellito all'interno di queste catacombe, all'interno di questo antico cimitero che porta ancora oggi il suo nome. Il rione Sanità sorge su un'antica necropoli dove sin dall'epoca greca gli abitanti di Neapolis deponevano i loro defunti scavando i sepolcri nella pietra di tufo. Collocata appena al di fuori delle mura urbane, fra l'attuale via Foria e la collina di Capodimonte, l'area divenne poi luogo ideale per le catacombe cristiane, dove si praticavano le sepolture e i riti religiosi. Anticamente la zona era conosciuta come la Valle dei Morti. Per i cristiani la morte è un momento di riposo in attesa della resurrezione. Infatti anche queste camere che voi troverete in tutta la catacomba si chiamano cubicula, camere da letto, e sono semplici cappelle di famiglia come ce le abbiamo ancora oggi. Immaginiamo una strada che taglia in due quartiere, ovviamente alla luce del sole, piena zeppa di sepolcri, proprio come se fosse un cimitero a cielo aperto. E noi siamo già certi qui della presenza di un'altra camera. Siamo nell'ambito di una necropoli scavata quando qui si camminava ancora 2 metri sotto il livello di dove tenete i piedi. E già, perché il livello di frequentazione davanti agli ipogei e a quella buca circa 8 metri sotto il livello del piano di campagna che corrisponde a via Santa Maria Antesecola. La terza edizione di Wanema, Festa degli Altri Vivi, ha ispirato ancora una volta la riflessione sul ruolo della morte e dei morti nella cultura napoletana, varcando i luoghi, le parole e le tradizioni che appartengono intimamente ai 25 secoli della storia di Neapolis. Questo rapporto particolarissimo che i napoletani hanno con la morte, che è un rapporto fatto non di orrore, non di timore, ma di capacità inclusiva, per cui nella tradizione culturale napoletana anche i morti sono personaggi con i quali si può ridere insieme. La pestilenza dagli infermi per lo stare tutti insieme s'avventava ai sani, come fa il fuoco con le cose secche unte quando gli vanno vicine, s'appiccava il male. E vidi un giorno nella via scuotere gli stracci d'un morto denti e grifo, 2 porci. Impicciolora come fosse veleno sopra i maltirati stracci, insieme caddero morti. Menippo, Diogene ti invita, se hai deriso a sufficienza le cose della terra, a venire qui. Riferirò senz'altro, o Diogene, ma poiché possa conoscerlo senza sbagliare, qual è il suo aspetto? La terza edizione parte dal Lazzaretto, d'altronde il Lazzaretto è stato il luogo della cura e di coloro che spesso si avviavano a diventare gli altri vivi, e poi è diventato uno spazio in questo momento importantissimo anche per la storia della medicina, ed è uno spazio talmente bello che accoglie un sacco di persone. Visto che Wanema ha avuto un successo enorme, abbiamo bisogno di spazi grandi anche. Il contrario della vita non è la morte, ma è l'indifferenza. Il fatto che molti napoletani hanno seguito con grande passione questa iniziativa, che devo dire ha un seguito notevole, vuol dire che i napoletani non sono indifferenti a discutere e dibattere sul momento supremo dell'esistenza, che è sicuramente, come diceva Seneca, la morte.